start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Occupy Mars. Immaginate di venire a casa mia, di sedervi insieme a me, come fareste con un amico, che vuole farvi vedere un nuovo gioco che si è preso. Beh, Occupy Mars non è ancora uscito, uscirà quest'anno, non so dirvi quando, né in che versione, penso in Early Access. Infatti aggiungeranno un sacco di cose nell'arco di un anno, che è il periodo che dovrebbe rimanere in Early Access. C'è molto di cui parlare. Voglio farvi vedere due cose prima di iniziare una campagna, perché al momento la campagna, diciamo la storia, non c'è. C'è la campagna partita libera o il tutorial. Il tutorial è intrigantissimo, ma vi voglio far vedere un paio di cose. Allora, all'inizio avremo modo di scavare all'esterno, ma io voglio farvi vedere questo. Poi iniziamo la partita, insomma, vi faccio vedere l'inizio. Però voglio farvi vedere il tutorial perché è veramente, veramente figo. Lo vedremo spezzettato, un po' come se foste veramente seduti qua vicino a me e ve lo facessi vedere. Cosa molto bella, il gioco non è esente da bug, però immaginate di essere davvero su Marte. Sbarcati, avete questo. In realtà, se vorreste immedesimarvi totalmente, disattivereste la musica, ma va bene. La cosa bellissima è che abbiamo il rover, e con il rover noi adesso possiamo aprire la porta tirando la leva. Appunto, io adesso premuto sulla porta, si accendono le luci, ma ovviamente ci viene detto che le batterie sono scariche. Quindi che cosa dobbiamo fare? Non ci sono jetpack, ovviamente è realistica la cosa, quindi dobbiamo andare nell'inventario di bordo e prendere i cavi li trasciniamo nel nostro inventario. Ora nel nostro inventario prendiamo i cavi e li mettiamo nella tool belt sotto, quindi premendo 1 possiamo piazzare i cavi. In questo caso il nostro rover è scarico, quindi selezionandolo, vedete, un po' come succede su Gold Rush, cosa che mi fa impazzire. Collegate il primo. La cosa fastidiosa del tutorial è che vi dice information e si aggiorna il menu a lato. Lo colleghiamo in carica. Ok, in questo caso il rover, se noi andiamo a vedere, vedete, bellissimo, rende proprio l'idea delle dimensioni, ci dice che è carico. Questo magari lo avete già visto da qualche parte. Comunque, mettete caso che siamo in partita, stiamo vivendo la nostra campagna, lasciamo il cavetto qui in modo da magari usarlo una seconda volta. Magari potrei prendermi il cavo e lasciarlo qua connesso. Vedete, in questo caso lo posso mollare qui, lasciarlo lì, e in caso, una volta che torno qua per caricarlo col pannello solare, lo faccio. Ma basta. Qua abbiamo un'altra presa elettrica. Vabbè, tiriamo questa leva. Ma questo sarebbe successo anche se ci fossimo seduti qui. Comunque ci sediamo e qua abbiamo due possibilità. Beh, prima di tutto guidare, guardate che bello, e col tasto V potete vedere dall'esterno. All'esterno non mi piace molto perché mi piace l'immersività, tuttavia quando vi trovate in alcune situazioni in cui dovete agganciare un rimorchio, sì, è vero, potete attivare la modalità la fotocamera posteriore, però vabbè, ci fa attivare i fari. In questo caso dobbiamo raggiungere quel luogo lì. Quel luogo lì si raggiunge o scalando quella montagna o facendo il giro. Quindi in questo caso noi svuotiamo la visuale e ci andiamo. Io l'ho scalata da lì. Non era realisticissimo il fatto che scalassi quella parete lì. Ho rischiato anche di ribaltarmi, però ci sta. Posso andare ad attivare anche il blocco del differenziale? No, vabbè. Adesso quello che faremo, ma è una visualizzazione, diciamo, molto rapida quella che facciamo adesso di queste modalità, perché voglio farvi vedere giusto l'inizio, perché questo potrebbe essere uno dei giochi clou di quest'anno, che a fine 2023 potrebbe rientrare nella mia top 10 e potrebbe anche giocarsi il titolo di gioco indie, secondo me. Mi azzardo, diciamo che l'anno scorso ci avevo preso abbastanza, chissà. Però il gioco non mi dispiace, per quanto abbia degli elementi magari un po' più grezzi di altri, magari qualche menu un po' così, però
veramente anche il vetro sporco è bellissimo. Allora, arriviamo in questa zona qui e il gioco ci mostra, occhio, che verranno aggiunti anche dei luoghi realmente esistenti, verranno aggiunte dei luoghi di atterraggio e nuove risorse, nuove cose, quindi... Ora, cambiamo la visuale, praticamente noi, in questo caso il cambio di visuale è fondamentale perché abbiamo inchiodato, perché per agganciare quel rimorchio, a meno che non siate bravissimi con Euro Truck Simulator, dovete per forza farlo. Allora, in questo caso, vedete che... sto facendo gran casino, però forse ce la faccio lo stesso anche così, ma dubito. Praticamente ci fa fare questa cosa, vediamo se me lo fa fare da qui. No, non me lo fa fare perché sono completamente sbilanciato. Ho già incastrato il rover, però lo sgancio così. La musica mette ansia. Ci mettiamo dritti e cerchiamo di andare ad agganciarci dritti dietro così. Il gioco ha anche la componente cooperativa, quindi potrete giocarlo anche con amici, già con l'Early Access. Questa, ecco, è una beta, un playtest, che potrebbe secondo me avvicinarsi alla versione finale. Dovremmo esserci. Quando siamo vicini dovrebbe attivarsi il tasto, eccolo qui, collega aggancio, e vedete che cambia la visuale e viene agganciato. Ora, quello che andremo a fare adesso come prima cosa che vi mostro è l'utilizzo della seconda postazione all'interno dell'abitacolo, che ci permette di controllare la trivella. Premiamo Tab, passiamo alla modalità trivella, vedete che la trivella esce, va, si prende la sua testina, che è quella di raccolta, che non ci serve perché in questo caso dobbiamo usare il trapano. Quindi aprirà, cambierà da solo la testina, aggancia quella vecchia, attacca quella nuova, e grazie a questo, o se volete essere più diciamo puristi potete usare questa, andremo a rompere i vari componenti, le varie rocce. Rompendole a pezzi, poi le andremo a prendere con il ragno e li caricheremo, le rocce spezzate le caricheremo all'interno del container. Vi anticipo già, dato che non lo vedremo in questo tutorial, in questo video, che l'utilizzo della saldatrice serve qualora noi piazzassimo un progetto, vedremo il progetto fantasma, e con un container pieno di materiali caricato dietro, quindi non un container aperto ma chiuso di materiali, punteremo la saldatrice e ci salderà la struttura. Questa è una semplificazione che è stata fatta. Ora torniamo al menu principale. E vi faccio vedere la gestione energetica. La gestione energetica è molto bella, vi fa diventare scemi, ma in realtà vi mette alla prova, perché alla fine vi dice: ok, adesso risolvi tu l'enigma e dovete dare la giusta energia ai vari faretti. Però la cosa interessante è che qua avete, vi spiega che praticamente tenendo premuto raccogliete tutto il cavo, quindi praticamente dovete fare attenzione anche alle porte qui, perché praticamente se voi fate qualcosa diciamo di sbagliato rischiate di far saltare tutto in aria. Premo 1, prendo il cavo, tasto destro me lo fa buttare, ora mi fa prendere nuovamente la presa e tengo premuto E per raccoglierla, me la fa fare due volte, perfetto, e così mi manda avanti. Allora, fondamentalmente noi con i nostri cavi dobbiamo collegare i vari pannelli che avremo prontamente costruito, collegandoli alla torretta. Questo è un collegamento diretto senza passare da un trasformatore, vedete che prende l'energia che gli serve. Il trasformatore è in grado di gestire invece vari livelli di potenza, nel senso che vi permetterà di ad esempio qui abbiamo due pannelli e adesso collego il primo, prendo. Vedete, qua c'è un'entrata e qua c'è un'uscita. Quindi colleghiamo entrambi i pannelli solari. Prima apriamo lo sportellino, lo colleghiamo. Io le apprezzo tantissimo queste cose. La gestione energetica, il collegare i cablaggi sono bellissimi.
Ora il cavo d'alimentazione è uscita all'unità, quindi praticamente dobbiamo collegarli qui, vedete che appaiamo. Sì, dà proprio fastidio sta voce sottofondo, comunque colleghiamo. Comunque non vedo l'ora che esca, più che altro perché questa è una versione che probabilmente verrà revocata dopo, andando avanti. E soprattutto perché mi piacerebbe giocarlo in coppa. Ok, ora abbiamo la possibilità di gestire con questo pannello le entrate e le uscite. Nel senso che noi abbiamo, vediamo, un'entrata, lui avrebbe quattro entrate, due non sono disponibili e una abbiamo due pannelli, un pannello, quindi abbiamo 5 kW prodotti. Noi possiamo gestire la potenza dei vari, delle varie uscite. In questo caso un faretto a 2 kW e la potenza viene ripartita in automatico su entrambi, quindi fino a un massimo di 5 kW a testa. E vedete che qua ce lo fa fare. Usa il pannello energetico per impostare valori corretti e infatti qua ci viene segnato il valore corretto. 6 kW 1 e 4 sarà l'altro. Adesso qua non lo leggo perché siamo sotto il sole. Comunque quello blu, che in realtà quello verde, che in realtà è sì, quello lì, quello verde è 6, quindi gli diamo 6 kW e l'altro viene bilanciato in automatico e ci dà il completato. Alla fine ci ritroveremo con due trasformatori, 5 pannelli e dovremo gestirceli noi, diciamo. Ma la cosa più bella sta per arrivare adesso. Adesso vi salto questa parte perché credo che non interessi. Ah, praticamente questa è una batteria e ci permette di settare la potenza della batteria. La potenza in uscita, vedete? La possiamo settare. Collega il cavo delle... No, ve lo faccio vedere invece perché è interessante anche questo. Perché la cosa che mi ha fatto impazzire dopo, adesso la vedremo tra poco, è la gestione degli impianti elettrici. Ok, abbiamo collegato, ora settiamo, vedete che abbiamo una batteria che ci dà 15 kW in uscita, ovviamente si scaricherà per i fatti suoi. E dobbiamo fornire elettricità ai vari cosi, quindi 3 kW e 7 kW, quindi va bene. È un po' fastidioso il fatto di dover prendere in mano sempre il secondo spinotto, potrebbe tenerli uno per mano, però vabbè. Ok, facciamo una cosa. Allora, ne vuole 7 kW il primo, 3 kW e non ho visto quant'era questo, aspettate che lo stacco, non è la cosa più saggia del mondo staccarlo. 7, ok, 3 e 7, perfetto, allora me lo riprendo, va. No, ho sbagliato, devo cliccare una volta sola, continuo a sbagliare. Fammi riprendere. Allora, 1. Ok, devo cliccare una volta sola. Allora, quindi mi hanno detto 3 e 7 il blu. Ok, connessi entrambi, andiamo a settare. Quindi abbiamo una batteria. Quindi il blu era 7. Vedete che si accende, si spegne se va sotto. E l'altro era 3, 4. Sette il blu. Mannaggia la mia memoria. Sette il blu comunque. Vediamo. Sette il blu. Ok. E abbiamo fatto. Questo è l'enigma che vi dicevo. Praticamente ci dà tutti disponibili, quindi praticamente ci dice che 9 e 6 e ogni pannello da 5 kW. Quindi abbiamo allora 9, allora il rosso è quello lì, questo rosso qua scuro, quindi 6 e 9. Quindi il verde e il rosso sono i due che andranno collegati. Abbiamo concluso, abbiamo risolto l'enigma, ma l'ho fatto solo per farvi vedere questa parte qua. Pensate che questo è un DOM, non è propriamente un DOM, però in pratica abbiamo con il tasto M la possibilità di vedere la connessione elettrica delle varie cose. Praticamente
abbiamo modo, ed è una cosa bellissima, qua possiamo già andare ad apparire tutto se quello ci servisse, andiamo a collegare pannelli solare al trasformatore, quindi qua lo facciamo. Ora dobbiamo collegare il trasformatore alla serra, quindi praticamente abbiamo un pannellino qui. Controlla la mappa dell'elettricità, praticamente andando a collegare questo qui, vedete che andando a vedere c'è un problema qua. Perché? Perché praticamente noi possiamo andare a vedere che qui ci sono, vabbè, la possibilità prima di staccare e rimettere i fusibili, ma possiamo togliere anche l'elettricità. Altra cosa, che è l'ultima che vi mostro per questa parte qui, abbiamo modo, vabbè, a parte anche di morire, perché si può andare anche a morire. Io qua avevo tutto in tensione e ho svuotato la stanza, quindi adesso gli ho tolto l'atmosfera. Però praticamente qui dentro poi potremo, diciamo, coltivare le cose, la DOM, diciamo, la serra idroponica, ma soprattutto, adesso qua non ve lo fa vedere, sì, praticamente guardate qua cosa c'è all'interno, tutti i fusibili che potete andare a modificare, staccare e rimettere, insomma, ecco, questo è una genialata che vi ho fatto vedere. Adesso non so quante altre cose ci siano modificabili, comunque direi che questa visuale, diciamo, di inizio gioco si conclude qui. Siamo rimasti chiusi dentro, adesso dobbiamo forzare la porta per poter uscire. Vedete che ci dà la pressione e tutto, quindi bisognerà tenere tutto pressurizzato per vivere qui su Marte. Ma torniamo al menu principale e vi faccio vedere come inizia la partita, cosa che non è mai stata possibile vedere fino ad ora. Ed ecco che andiamo a vedere l'inizio della partita, cosa che, se non sbaglio, neanche nel prologue non era visibile. Possiamo scegliere il livello di difficoltà, la ricchezza delle risorse, l'intensificazione dei livelli atmosferici, non si può scegliere al momento la conoscenza tecnologica, consumo dei parametri del giocatore e l'attrezzatura di partenza. Quindi se siamo dei pazzi partiamo con poco, con turisti con più cose, quindi abbiamo più oggetti, caricatori di semi, seminatrici, abbiamo diversi tipi di oggetto. Possiamo scegliere un diverso punto di partenza in base alle zone famose di Marte. Piacerebbe partire Ecus Montes, Monte Olimpo non c'è, Asia Mons, vabbè, non li conosco proprio pieno, però andiamo a Elysium, via. E qua ci fa vivere la prima esperienza dell'uomo su il pianeta rosso. Sta caricando, caricherà il SID e lo vedremo insieme fino all'atterraggio su Marte. Siamo all'interno della capsula. Ovviamente atterreremo su Marte come avevano già teorizzato, con già tutto l'accampamento allestito dai robot. Comunque troveremo già tutto l'equipaggiamento, non si atterra certamente allo sbaraglio. Stiamo entrando nell'atmosfera. Non so se atterreranno col paracadute o con la palla, però insomma adesso vediamo un attimino come va. No, sì, probabilmente anche i paracadute, ma si sta rallentando con i retrorazzi. Bellissimo. Altro dilemma, mi domando quanto abbiano a livello di muscolatura gli astronauti dopo il lunghissimo viaggio. Però non è un problema che adesso ci riguarda. Ci alziamo normalmente. È tutto abbastanza ghiacciato, abbiamo il martello pneumatico, abbiamo la sega elettrica, dobbiamo tenere d'occhio l'ossigeno e la temperatura. Calcolate che io non ho finito il tutorial, quindi non so gestire la cosa. Abbiamo la fiamma ossidrica, bombola di anidride carbonica, compressore d'aria, abbiamo il rilevatore spettrale, abbiamo la seminatrice, abbiamo la sega elettrica, il martello pneumatico, abbiamo tubo gas, perché poi va rifornita anche di acqua, va rifornita tutto
la sera in pratica. Non so se l'avete visto prima, ma c'erano, oltre all'ingresso dell'elettricità, c'erano altri due ingressi per due tubi. Comunque, non so adesso se si possa già uscire così. F per accendere la torcia, V per cambiare la visuale, vedete, e toglierti il meno per togliermi il casco. Ma direi che forse non è il caso. Il meno per togliermi il casco in questo momento, però... Ok. Sono bruttissimo, tra l'altro. Ripressurizziamo la cosa e cerchiamo di uscire adesso. Cioè, guardate qua, c'è la possibilità di riempire l'ossigeno e qua non c'è potenza energetica. Qui possiamo dormire. Possiamo richiudere gli armadietti. Poi vabbè, tecnicamente è ancora un po' da sistemare, del tipo come possono chiudersi questi due armadietti. Però va bene. E anche questi glitch, credo, vabbè, è una beta, quindi non è un gran problema. Fammi prendere altri oggetti. No, metti via. Non buttare, però. Caricatore di semi, no, non mi interessa. Devo trovare il modo di uscire da qui. Che poi sono un bambo io, perché c'è scritto in basso a destra, voi l'avete già visto, che cosa devo fare, quindi... Me lo diceva fin dall'inizio, ma io ho preso ogni genere di cosa. Ora possiamo finalmente scendere tirando la leva. Allora, me lo metti via questo, per favore. Ok, possiamo finalmente scendere. Questo è un piccolissimo balzo per un uomo. E siamo finalmente primo passo su Marte. Saltando. E siamo arrivati. Che fantastica desolazione. C'è già la rover che hanno mandato qua prima ad aspettarci. Vi faccio vedere due cose prima di chiudere. Qua abbiamo il menu con l'albero tecnologico, delle cose da scoprire. Non sono tantissime per quanto riguarda la botanica. Questo è il lavoro in corso. Questa è l'elettricità. Di cose ce ne sono un pochino. Materiali. Poi tante verranno aggiunte. Un anno di early access sarà, quindi, e la meccanica. Stampa degli attrezzi, quindi avremo modo di stampare gli attrezzi che ci servono, oltre che la possibilità di progettare e costruire le cose, sia mostrando tutto quello che si può fare a livello di gioco, sia quello che possiamo fare in questo momento. E cliccando su uno, vedete, ce lo fa piazzare, la prima cosa che lo mettiamo è questo, e dobbiamo avere gli oggetti prendendo poi la fiamma ossidrica, andando a montarlo. Vedete che si costruisce, io ho già preso degli oggetti e ho già un pannello costruito. Ovvio, non è realistico questo, però ci può stare. Ragazzi, siamo arrivati su Marte, ci sono tante altre cose da prendere, c'è una base da costruire, pensate a farlo con gli amici, pensate di farlo su Marte. Vorrei fare una cosa veramente stupida. Sono veramente bruttissimo, sembro Gargamella. Comunque, sono morto, posso riavviare la missione, morto per imprudenza, ed è andata così. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Occupy Mars, e spero abbiate gradito questo, diciamo, format del venite con me e lo provate vicino a me. Fatemi sapere, alla prossima, e ciao ciao!